Ma bentornati su Sbarbati e... Ma bentornati su Sbarbati Profumati con tanto di maglietta ufficiale di Sbarbati Profumati dello zio Sam. Finalmente la taglia giusta per la mia costituzione, perché quella lì veramente era una coperta. Io l'ho mandata a mio fratello, che tanto gli sta bene, quindi giusto per non perderla. E mentre siamo accompagnati da un po' di anatre che ci fanno un po' da guardia, un po' da spettatori, credo, perché se lei vuole sbarbarsi non c'è problema. Oggi ci troviamo a Borghetto, Valeggio sul Mincio, un tipico posticino un po' più là di Verona, molto carino. Il tempo forse non è il massimo, ma c'avevo troppa voglia di uscire con la scusa della zona gialla per insaponarmi e sbarbarmi. Con che sapone se non con Sakura? Questo è Sakura, un sapone creato dagli artigiani Michael ed Elena, che vengono da Atene, dalla Grecia, e ho avuto così occasione di scoprire il loro profilo Instagram e poi scoprire il sito. Con pochi ingredienti è veramente pieno di oli, di vitamina E e di grassi, tutti vegetali, e non vi dico, mamma mia, che profumo! Questa è la consistenza. Ma poi vedremo più da vicino i prodotti che userò in questo setup. Ha un profumo che richiama tantissimo la ciliegia, ma sotto forma di amarena. È una roba allucinante, strabuona, strabuona. Per cui, bando le ciance, ciance le bande, prendete di una bella sbarbatina qui a Borghetto. Quindi diamo il via.
Bene, siamo arrivati alla fine un po' con un po' di fretta perché ho dovuto un po' minimizzare i tempi, però ragazzi, per quanto me la sarei voluta godere, diciamo un po' più lentamente, un po' più tranquillamente, comunque è stata una bellissima sbarbata perché innanzitutto con questo ammasso di oli e burri e tutto quanto per quanto riguarda la sfera vegetale si è fatta sentire. L'ho sentita molto più grassa rispetto ad altri saponi, non lo so, c'aveva qualcosina in più che a livello di protezione mi dava un senso veramente di grasso e soprattutto mi ha dato l'impressione che ci voleva molta più acqua del solito, ma perché veramente mi sembra che veramente ha molta sete questo sapone, quindi bisogna leggermente aggiungere pian piano sempre più acqua finché non diventa più, come dire, cremosa, pannosa, invece che rimanere un po' a stucco. Però ha già dato i suoi risultati quando continuavo a bagnare anche il pennello, perché poi l'ha reso ancora più morbida, più morbido il sapone, più cremoso, senza però aumentare troppo di volume, che va bene comunque. Ragazzi, un profumo indimenticabile, diventa leggermente diverso sul viso, ma quel sentore di ciliegia amarena rimane, molto dolce tra l'altro. E come non finire se no con la pre-rasage qua di TFS. Grazie Desmoale intanto per questo after e andiamo con lo splash alcolico. Ciliegia ed erbacea, poi Lang Lang, mimose e altre cose. E via che ah, beh dai, mi aspettavo di peggio, in realtà non mi è neanche pizzicato, ma neanche un millisecondo, anzi, vi dirò di più, ha dato una botta di ciliegia che per un attimo era uguale a quello del sapone, ma sul serio, sì? Vi giuro che la botta iniziale è ciliegia, ma uguale a quella del sapone. Per cui, promosso 100% perché veramente 10 su 10, voto 10. No, no, ci sta. Poi comincio a sentire quello un po' più floreale, un po' più verde anche. Sì, però la botta iniziale di ciliegia la senti che dici che è uguale a quella del sapone. Quella ciliegia un po' amarena, no? Misto amarena. Vabbè, che dire. Borghetto adesso ve la lascio scoprire al meglio. Io sinceramente. Ah, cominciamo bene. Volevo mettermi la maschera. Ottimo. Non so come tornerò a casa, penso che farò metà maschera così. Perfetto. Bando alle ciance, ciancio alle bande, e vi stavo dicendo, visitate assolutamente Borghetto perché merita e fatevi un giro primavera estate, quando soprattutto c'è ancora più bel tempo di oggi, che col sole spacca, che è una meraviglia. E niente, Michael ed Elena, grazie per il vostro sapone, grazie che nonostante l'ho acquistato sono andato sulla fiducia, anche sulla vostra descrizione, thank you so much Michael ed Elena, e noi giovani tonsori e nonne, ci rivediamo alla prossima puntata, giusto? Quindi qui è lo zio Sam, linea alla vostra casa, sbarbati e profumati, con tanto di campane, alla prossima, ciao!